Rieccoci, ben ritrovati per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Ricordiamo che è una produzione ANS TV e quest'oggi con noi in studio abbiamo un artista veramente d'eccezione. Una voce strepitosa. Io mi sono innamorato subito della sua voce appena l'ho sentito la prima volta, non conoscendo né lui, ma conosco il papà. Questo lo devo dire. Abbiamo con noi Bonny. Ciao Pino, ciao a tutti. Ciao. Allora Bonny, tu sei un figlio d'arte, perché io devo definirti così. Parlaci un po' di te, quando è nata la passione per la musica? Sicuramente mentre eri ancora in pancia di mamma, sicuro. Sicuro, perché con un papà musicista non poteva essere altrimenti. Bonny, ti cedo il microfono, parlaci un po' di te, come è nata la passione per la musica e quando? Guarda, la passione per la musica nasce, penso, sin da piccolo. Ricordo queste infinite passeggiate in macchina con l'audiocassetta con Whitney Houston, Bon Jovi, Pink Floyd, e si passava il tempo così. Poi, crescendo, ho maturato i miei gusti, ho voluto cercare la mia identità pure attraverso la musica che ascolto. Infatti sono totalmente cresciuto con Lady Gaga, totalmente. Hai nominato degli artisti non indifferenti, sono artisti di un certo panorama musicale e artisti bravissimi. Esatto. Per cui è anche importante la musica che ascolti e che tu devi immagazzinare per appunto, come detto, per sì, scoprire la tua identità musicalmente parlando. Esatto. Hai partecipato a qualche concorso o qualcosa del genere? Dunque, ho affrontato l'anno scorso il Tour Music Fest, purtroppo non sono passato alle fasi finali, ma è stata un'esperienza buona, mi ha fatto crescere tanto, mi ha fatto capire cosa dovevo andare a smussare della mia artisticità, quello che dovevo smussare della mia anche musicalità. Quindi è stata un'esperienza che mi ha formato in qualche modo. Allora, so che hai vinto anche un festival organizzato qui a Messina dalla Fenice Scarlatta. Sì. E Voci del Mediterraneo, sì, se non vado errato. Esatto. E sei arrivato primo, un buon piazzamento. Sì. Ricordi la canzone qual era? Allora, se non erro, ho cantato due pezzi, di cui sì, uno di Miley Cyrus, che era Midnight Sky, e l'altra di Lady Gaga, che era Brown Eyes. Due canzoni molto, ma molto impegnative. Sì, sì, assolutamente sì. Hai detto che sei legato più a Lady Gaga. Sì, per cui totalmente. È inutile chiederti chi è il tuo cantante o la tua cantante preferita. Non, ma ne ho anche altri, ne ho anche, sì, altri. Oltre Lady Gaga stimo tantissimo la maggior parte delle pop star che sono molto teatrali, perché provengo anche da un background teatrale. Io ho studiato teatro 5 anni. E capita spesso e volentieri che mi esibisco anche in musical, saggi di fine anno di scuole di danza, ed è una cosa che mi appassiona, una cosa che mi diverte. E dicendo degli altri artisti, oltre Lady Gaga, sicuramente Marina, sicuramente Melanie Martinez e tantissime altre artiste che fanno non solo della propria voce lo sfoggio musicale, ma anche la teatralità, la gestualità, che è una cosa che per me è tanto fondamentale anche. La differenza tra un musical e un'esibizione normale, da solista, oppure tra il teatro, il musical e il cantautore? Anche perché tu hai iniziato a scrivere e da poco hai finito, sì, una tua canzone, un tuo lavoro musicale. Sì, sì. E io ho visto così, sono andato a spulciare un po' su Facebook, ormai Facebook ti racconta tutto, internet, diciamo, occhio non vede, Facebook te lo dice. Sì. Ho visto che eri veramente emozionatissimo per questo tuo, sì, primo, sì, lavoro discografico prodotto interamente da te. Sì, sì, totalmente prodotto, scritto e pensato anche dal lato grafico da me.
Sono stati 2 anni intensi. 2 anni? Sì, 2 anni molto intensi, 2 anni di ricerca, 2 anni di continua ispirazione, 2 anni di comincia un nuovo lavoro, scartalo, comincia un nuovo lavoro, scartalo, trova la direzione del progetto. Ed è stato, e non è facile quando sei da solo, perché giustamente non hai dietro un team che magari o scrive o produce o ti dà la linea melodica, e quindi quando sei una persona da sola, quando scrivi, produci e quando cerchi l'armonia giusta e la melodia, è veramente difficile. Papà non ti ha aiutato in questo percorso? Devo lui essere è un musicista. Sincero, no. Aia, lei dobbiamo tirare le orecchie. No, per il semplice motivo che... molto impegnato. Per quanto io possa stimare mio padre, perché lui è un musicista pazzesco, lui è una macchina che non si ferma, io per questo progetto volevo che ci fosse la mia identità totale in tutto e per tutto, dal beat al suono invisibile, al veramente all'ultima sciocchezza. Volevo che questo progetto dicesse Bonnie a 360 gradi, totalmente. È una cosa veramente bellissima, perché ti soddisfa a 360 gradi. Come sì, assolutamente tu. Sì. Però non mi hai detto, secondo te, la differenza, oppure cosa preferisci tra il musical, teatro e l'esibizione da cantautore? Oddio, è come chiedermi tipo qual è il figlio preferito. No, non c'è un figlio preferito. No, non c'è, però è come se si chiedesse il figlio preferito. Ogni sfera della performance è diversa, secondo me. Quando affronti un musical è un mondo magico, è come... per esempio un Notre Dame de Paris o un Promessi Sposi dell'opera moderna sono musical nei quali ti immergi, c'è una magia pazzesca, le storie, le musiche, la performance da solista ha anche la sua valenza, ha anche la sua importanza, ma credo fondamentalmente che quando sei in una performance solista e quando canti le tue cose, le tue canzoni, si vede molto di più del tuo animo rispetto a un musical che vai a recitare e vai a interpretare dei ruoli che già sono stati stabiliti, mentre invece con la performance stabilisci tu il tuo ruolo, stabilisci tu quello che vuoi dire. Che succede? Interferenze. Ah, qualche interferenza, ok. Volevo chiederti, hai una canzone a cui sei legato? Mia o di un artista in generale? Una canzone. O tua o anche di un artista, eh? Wow. Io vado molto a periodi con le canzoni, perché sono periodi in cui mi fisso con una canzone. Cioè, per ora potrei dire che sono molto legato a Good Luck Babe di Chappell Roan. Ah, bella canzone. Sì. Sei molto legato. Ok, adesso abbiamo detto che hai scritto tantissimo. Sì. Ma delle tue canzoni, una preferita c'è? Oddio. La prima, magari quella che ti ha portato, o la canzone con cui hai intrapreso questo percorso musicale. Dunque, io per questo progetto ho scritto qualcosa come un'ottantina di testi, dai quali sono usciti soltanto 13 pezzi. Hanno avuto il privilegio di entrare nell'album. E ok. Il pezzo a cui sono più legato dell'album è sicuramente Afrodite. Afrodite. Di cosa parla? Afrodite è un brano che parla di tante cose, di esistenza, di resistenza, di degli amori politicamente sbagliati, quelli che dicono che non va bene, che non è naturale, ed è una canzone che è nata quasi per caso. È una canzone che è ispirata da tutte le situazioni che succedono per ora, con i continui attacchi alle minoranze, le guerre, io in primis, vivendo da minoranza, mi sono sentito veramente ispirato a scrivere qualcosa, perché quando sei un artista e hai il privilegio di poter scrivere, di poter musicare qualcosa,
lo devi fare. È stato veramente poi un impulso che mi ha spinto a continuare a scrivere, a sognarmi pure mentre dormivo le parole da dire, ed è stato il primo brano scritto per questo progetto, ed è il brano veramente al quale sono molto molto affezionato. In questo tuo lavoro discografico hai qualcosa di autobiografico? È tutto autobiografico. Io penso che quando si scrive si parla quasi sempre di se stessi. E quindi sì, c'è molta nel progetto, ci sarà tanta autoriflessione, tante storie che riguardano cose che mi sono successe, alle quali spero gli ascoltatori possano anche ritrovarci, sì. E che dire, i pezzi parleranno da sé, e sono veramente contento che i brani stiano riuscendo per come li ho pensati, per come li ho progettati e soprattutto per come li ho scritti. Allora, noi sicuramente ascolteremo Afrodite, sì. L'ascolteremo sicuramente, e poi sarà il nostro pubblico che ascolta questa canzone a darci il suo responso, certo. A darci il responso di questa canzone, anche perché tu sei giovane e sì. Hai tanto, tanto, veramente tanto talento, ma come te e tanti altri artisti, io ho sempre detto anche nelle altre interviste, anche durante i miei appuntamenti musicali, durante il cocktail musicale normale con il programma radiofonico che conduco insieme a Francesco Parasporo, dico sempre che dobbiamo promuovere i nostri prodotti, ovvero i nostri artisti, perché a Messina, al contrario di chi dice a Messina non c'è niente, non è vero niente. Noi abbiamo tantissimi talenti, tantissimi artisti, e diamo la possibilità di farli conoscere anche attraverso questa piccola emittente, perché poi è grande, perché ci ascoltano in tutto il mondo, e anche con questo programma, con il cocktail musicale e le interviste, che tra l'altro basta cliccare su YouTube e cercare Hans TV, le interviste del cocktail musicale, e vedrete quanta gente, quanti artisti abbiamo a Messina. I tuoi impegni futuri, Bonnie? I miei impegni futuri, sicuramente voglio dedicarmi a tempo pieno alla mia musica, sicuro, perché mi sono reso conto con questo progetto di essere un vero e proprio martire della mia stessa arte. Ti sei massacrato da solo? Sì, perché io veramente ci tengo tantissimo a questo progetto, io ci tengo tantissimo alla mia musica, alla mia artisticità, io veramente vorrei tantissimo dedicarmi a tempo pieno, a sempre a creare, a parlare di me, di altri, di chiunque, perché per me la musica è uno dei mezzi più puri, è uno dei mezzi più diretti, non solo per gli altri ma anche per se stessi, cioè per condividere quello che non riesci a dire magari a parole, quello che non riesci a dire in una discussione da bar, certo. Lo riesci a dire in musica. La musica, io ho sempre detto, la musica è vita, anche perché ognuno di noi ha una canzone, ha un motivo a cui è legato e che diciamo sia la nostra colonna sonora della vita. Tu hai detto sei legato a tantissime canzoni, sì. Tanti artisti, abbiamo parlato un po'. Se dovessi dare un consiglio a chi ti sta ascoltando, a chi volesse intraprendere la carriera di cantautore o la carriera di musicista o di cantante, interprete, cosa consiglieresti? Andate contro tutti. Nel senso, ci saranno molte persone che saranno solo lì unicamente a dire ma questo non fa per te, cioè, ma chi te lo va abiti a fare? Qua in questa piccola identità, in questa piccola città. Realtà non fai nulla, poi che scrivi, che fai? Andate contro tutti, scrivete, producete, canticchiate, fatela qualsiasi, purché tutto quello che fate vi fa stare bene. Ok, hai un canale, qualcosa dove possono trovarti, dove possono ascoltare la tua musica?
Allora, al momento la mia musica personale non è disponibile su YouTube, no. Al momento okay. Uso solo YouTube, potete trovarmi sul canale Bonnie Artist e a breve uscirà una cover alla quale ci tengo parecchio. Allora, noi ti aspettiamo per produrre, per ascoltarci e proporci e presentarci il tuo prossimo lavoro discografico, ti riaspettiamo qui. Volentieri. In uno studio. E mi raccomando, voglio strapparti una promessa. Sì. Ogni qualvolta esce qualcosa di nuovo di tua produzione, noi dobbiamo essere i primi. D'accordo. Ci sei? Sì, sì, va bene. Promessa benissimo. Staccata? Promessa. Ok, la possiamo accendere allora. D'accordo, la accendiamo. Ok, Bonnie, noi ti ringraziamo. Grazie a voi. Grazie per questo tempo che ci hai dedicato e ti facciamo veramente tantissimi, tantissimi auguroni per il tuo futuro. Grazie. E noi potremmo dire Bonnie è stato qui al cocktail musicale le interviste. Grazie a tutti. Grazie. Alla prossima. Alla prossima, grazie mille.